Buongiorno, ben ritornati su questo canale. Il mio nome è Nadia e anch'io una delle guide autorizzate della Slovenia. Anch'io, come le mie colleghe, probabilmente anche come voi, bloccata a casa della situazione di Covid-19, ma come abbiamo già accennato una settimana fa, coglieremo questa occasione di invitarvi nelle nostre case, di parlarvi delle nostre usanze e magari di farvi vedere un altro lato della Slovenia. Ecco, la Pasqua si avvicina e una delle usanze della settimana prima di Pasqua è di pulire completamente le nostre case, di sbarazzarci delle cose che non ci servono, anche della polvere, e specialmente di pulire le finestre. Una delle tradizioni di Pasqua delle quali abbiamo parlato è di tingere le uova di gallina con diversi colori. Questo un po' dipende anche dalle varie parti della Slovenia, però il metodo più tradizionale, o da dove arrivo io, è di tingerli in buccia di cipolla, praticamente. Questa qua ci darà il colore. Allora, prendiamo le uova di gallina. Dopo, ho raccolto diversi petali di fiori o foglie, insomma, questi qua ci daranno la forma che resterà. Dopo ci serve una calza collana e la corda. Mettiamo prima l'uovo nella calza collana. Chiudiamo da una parte con la corda. Te lo dico subito che non è proprio facilissimo perché le foglie non vogliono rimanere dove le mettete. Però più piccole che saranno le foglie o i fiori, più belli saranno i disegni. Aggiungiamo l'acqua e mettiamo a bollire. E si vede già un po' il colore. Ottenere un risultato migliore se le può lasciare anche nell'acqua dove le abbiamo cucinate per tutta la notte. Però beh, andiamo a vedere qual è il risultato dopo 10 minuti. Ah, si vede già il primo fiore. Ecco qua. Questa non è proprio venuta bellissima, però insomma, si vede. Benvenuti nella domenica di Pasqua, che viene celebrata o come festa religiosa o se no anche come festa familiare. Di solito ci raduniamo qua con tutta la famiglia, a mangiare questi cibi tradizionali che se li porta un giorno prima, quindi il sabato, a messa per benedirli. Nella nostra casa non può mancare l'albero di Pasqua, che sono ramoscelli di verde di tutto quello che si trova in questo periodo, però se magari ci focussiamo sui cibi, il prosciutto cotto rappresenta la carne di Gesù Cristo, dopodiché abbiamo qua il crème, che ha un sapore molto forte, molto pizzicante. Questo qua rappresenta i chiodi e la sofferenza di Cristo, i chiodi con i quali è stato messo sulla croce, per ricordarci di questo.
Dopodiché abbiamo le uova, questo è il risultato se le lascia durante la notte a riposare nelle bucce di cipolla. Possono rappresentare o gocce di sangue o se no anche la resurrezione, la vita nuova. Non può mancare la potizza, cibo tradizionale. Dessert dolce tradizionale che viene quando viene cotto, viene messo in una forma rotonda e per questo simboleggia la corona di Gesù Cristo. E secondo la tradizione, una ragazza non si può sposare finché non sa preparare la potizza. E come vedete, non ci sono ancora anelli sulle mie dita, quindi sinceramente non l'ho preparata io. Suoni casa slovena, ci deve anche essere un bicchiere di vino rosso, che però in questo periodo dell'anno, proprio la domenica di Pasqua, rappresenta il sangue di Gesù Cristo. Benvenuti a tavola e soprattutto una buona domenica e una buona Pasqua a tutti.